i prossimi 15 minuti saranno dedicati per l'appunto a esplorare quali sono i fattori che abilitano l'export digitale. Nello specifico cercheremo di dare una risposta a questa domanda che vedete nel riquadro, cioè cercheremo di capire quali sono le caratteristiche a livello di impresa che incrementano la propensione dell'impresa stessa a implementare una strategia di export digitale. E nel farlo ci focalizzeremo in particolare su tre fattori che possono incidere sulla probabilità di intraprendere una strategia di export digitale. Innanzitutto la dimensione dell'impresa, e cioè se essere una grande impresa comporta o non comporta un vantaggio rispetto a essere una PMI oppure no. Un secondo fattore su cui ci focalizzeremo è il capitale umano, che in particolare verrà focalizzato sulla figura dell'export manager. E infine l'ultimo fattore è quello della tecnologia, e in particolare andremo a vedere proprio il ruolo delle tecnologie digitali e come queste correlano, come queste si rapportano all'export digitale. Per rispondere a questa domanda e quindi per capire quali sono di fatto i fattori che abilitano l'export digitale, ci siamo serviti di una survey condotta su 109 imprese, di cui 99 italiane e 10 estere, all'interno appunto dell'attività di ricerca dell'osservatorio Expo Digitale. La maggior parte di queste imprese sono operative nel settore del fashion, il che riflette i dati che abbiamo visto rispetto all'attività di e-commerce nelle slide precedenti. Parliamo del 51% del campione. Il restante invece gruppo di imprese opera o nel settore del food and beverage, 25%, oppure in quello del design e dell'arredamento, che rappresentano il 24%. Parlando poi della dimensione di queste imprese, che sarà anche uno dei fattori che andremo poi a esplorare più nello specifico, all'interno del campione il 42% delle imprese sono di dimensione grande, quindi più di 250 addetti. Seguono poi le medie imprese, quelle tra i 51 e i 250 addetti, che rappresentano il 34% del campione. Infine abbiamo le piccole e le microimprese. Le piccole, quelle tra 11 e 50 addetti, sono il 16% del campione, e le micro sono quelle con meno di 10 addetti, cioè l'8%. L'insieme ovviamente delle medie, delle piccole e delle micro rappresenta appunto il panorama delle PMI. Con riferimento invece all'attività di esportazione, delle 109 imprese abbiamo che 97 esportano e 12 non esportano. E rispetto alla strategia di export, vediamo una polarizzazione tra quelle imprese che conducono una strategia puramente di tipo offline, quindi utilizzano solamente canali tradizionali di export, rispetto a quelle che invece prediligono una strategia multicanale, cioè bilanciano l'attività di export tradizionale e quella online, che rappresenta almeno il 10%, se non di più, del fatturato, mentre le imprese che conducono una strategia di export puramente online è ridotta e rappresenta solamente il 3% del totale. Con riferimento ai paesi di destinazione, in linea con i dati principali che abbiamo visto, il mercato prediletto, diciamo, è quello degli Stati Uniti, seguono Francia, Germania e la Cina, su cui, come abbiamo visto in precedenza, ci sono sicuramente spazi per migliorare la posizione delle imprese italiane con riferimento all'attività di export. Cerchiamo quindi adesso di capire, come abbiamo anticipato, come abbiamo introdotto, quali sono i fattori che effettivamente promuovono l'attività di export digitale. Quindi, con riferimento al fattore dimensionale, questo elemento rileva in quanto, come abbiamo ascoltato anche dagli interventi precedenti, nel momento in cui un'impresa investe all'estero si trova a dover affrontare una serie di fattori di svantaggio, come ad esempio il fatto di non conoscere i competitors, piuttosto che i gusti dei consumatori, il mercato locale, piuttosto che la necessità di penetrare il mercato, di far conoscere il proprio brand, eccetera. Quindi un insieme di elementi che passano sotto il nome di liability of foreignness, cioè lo svantaggio di essere straniere all'interno di un nuovo mercato. E ovviamente per affrontare la liability of foreignness le imprese devono mettere sul piatto una serie di risorse che consentono appunto di bilanciare questi svantaggi. Ecco perché tipicamente le grandi imprese si ritiene che siano più avvantaggiate rispetto alle piccole e medie imprese, che dispongono di una minor quantità di risorse per far fronte alla liability of foreignness. Tant'è che si parla di liability of smallness, cioè lo svantaggio di essere piccoli nel momento in cui appunto si investe in un nuovo mercato. Tuttavia, le nostre analisi, nel momento in cui isoliamo solamente il fattore di essere una piccola e media impresa, indipendentemente
poi da altri fattori che poi andremo a vedere, non evidenzia una forte correlazione tra la dimensione di impresa e la probabilità di intraprendere una strategia di expo digitale. Nello specifico non è una variabile statisticamente significativa, nel senso che non è estremamente elevato il differenziale tra le imprese grandi e le PMI che cimentano in una strategia di expo digitale, in particolare che adottano una strategia multicanale. Tant'è che se andiamo a vedere le percentuali, le grandi imprese rappresentano il 23% del totale, ma se sommiamo insieme le micro, le piccole e le medie imprese, queste superano il valore delle grandi imprese in termini percentuali. E questo elemento emerge ancora più chiaramente nel momento in cui andiamo a calcolare le percentuali per classe dimensionale. Risulta che il 71% delle microimprese e il 64% delle piccole imprese adottano una strategia multicanale rispetto al 62% delle grandi imprese. Dunque, il fattore principale non è la dimensione di per sé, quanto evidentemente altri fattori, in primis quello umano, in particolare il capitale umano, come abbiamo detto, che dovrebbe disporre di quelle competenze necessarie per poter investire all'estero. Ecco perché ci siamo focalizzati sulla figura dell'export manager, che tipicamente rappresenta un vantaggio per le imprese che intendono esportare dal momento che è depositario, dispone di quelle conoscenze che servono a superare quella che in precedenza abbiamo chiamato la liabilities of foreigners, cioè lo svantaggio di essere appunto stranieri. Il problema è che nel momento in cui si intraprende una strategia di digitale, le conoscenze di internazionalizzazione tipicamente non sono sufficienti, anzi necessitano di essere complementate da conoscenze di tipo digitale. Quindi tipicamente, come abbiamo ascoltato anche dagli interventi, ad esempio, bisogna saper implementare una strategia di marketing digitale. Okay, infatti, dalla nostra analisi è emerso chiaramente che le imprese che dispongono o di un e-commerce manager o di una figura che combina l'export e l'e-commerce manager, oppure due figure separate presenti ambedue all'interno dell'impresa, hanno una maggiore probabilità di intraprendere una strategia di export digitale. E questo lo si vede chiaramente anche da questa rappresentazione grafica, dove vediamo che tra le imprese che prediligono canali offline prevalgono quelle con export manager, la barra grigia, mentre invece tra le imprese che intraprendono una strategia di export multicanale prevalgono, se sommate insieme, quelle che hanno o un e-commerce manager o un export e-commerce manager. Infine, l'ultimo fattore che abbiamo approfondito è quello tecnologico. Per quale motivo? Perché, come ben sappiamo, e come evidenzia anche la letteratura economica e manageriale, la tecnologia tipicamente fornisce un vantaggio competitivo alle imprese e di conseguenza in tal modo riescono a compensare la loro liabilities of foreigners, quindi riescono a fronte al tutti i limiti che derivano dall'essere un'impresa straniera con una maggiore competitività e quindi consente ad esempio di vendere prodotti a minor costo oppure di differenziare i prodotti, quindi di renderli più appetibili rispetto a quelli dei competitor. Facendo un focus sulle tecnologie digitali, ovviamente oltre a un contributo indiretto derivante dalla maggiore competitività che essi riescono a fornire, c'è un contributo diretto rispetto a una strategia di export digitale. Quindi basti pensare appunto al ruolo che hanno data piuttosto che l'artificial intelligence, CRM, piuttosto che altre tecnologie appunto che supportano direttamente l'e-commerce. Di conseguenza ci siamo chiesti effettivamente se c'è una correlazione, come ci aspettavamo, tra la disponibilità in azienda di nuove tecnologie digitali e la propensione all'export digitale ed è risultata una forte correlazione ovviamente. In particolare è emerso che le imprese che adottano una strategia multicanale, che quindi adottano sia i canali tradizionali che quelli online, in larga parte dispongono di nuove tecnologie, hanno adottato nuove tecnologie, rappresentano il 35% del campione totale contro il 20% invece delle imprese che non dispongono di nuove tecnologie. Infine, sempre all'interno di questa ricerca, abbiamo diciamo, rivolto una domanda più specifica e più diretta alle imprese, chiedendo quali sono, secondo voi, le barriere all'export digitale e la risposta principale che ci è stata data è di nuovo l'eccessiva burocrazia oppure l'elevato costo dell'investimento, che ovviamente sono delle barriere che si incontrano anche nell'export tradizionale. Al secondo posto è emerso il problema derivante dalle capacità di scegliere e gestire i diversi canali commerciali, quindi parliamo appunto del marketplace piuttosto che
il sito proprio e anche le difficoltà connesse all'implementazione di strategie di comunicazione online efficaci, come già è stato messo in evidenza anche da precedenti interventi. Dunque, per concludere, per tirare le somme di questa ricerca, non è il fatto di essere una PMI di per sé che determina uno svantaggio o un vantaggio rispetto alla strategia di export digitale, quanto più che altro, innanzitutto, la capacità di fronte a strategie di marketing digitali, quindi saper scegliere i canali giusti e anche saper comunicare nella maniera corretta, che come abbiamo detto rappresentano alcune tra le barriere principali all'expo digitali e che anche in una precedente ricerca del Politecnico di Milano avevamo messo in evidenza essere barriere tipiche soprattutto delle PMI. Ma anche e soprattutto utilizzando il capitale umano corretto, quindi cercando di investire in competenze tecnologiche oltre e digitali, oltre che in competenze di internazionalizzazione, quindi cercando ad esempio di trasformare la figura dell'export manager tradizionale in digital export manager e investendo anche in tecnologie che non solo forniscono un contributo di supporto diretto all'e-commerce, ma anche un contributo indiretto, aumentando, come abbiamo detto in precedenza, la produttività delle imprese da un lato e contribuendo anche a creare quella cultura digitale, cioè quella forma mentis che è necessaria per promuovere la trasformazione digitale delle nostre imprese. E sto parlando non solo delle operations, ma anche delle strategie, come ad esempio appunto l'integrazione di una strategia di export tradizionale con una di tipo digitale che in una situazione contingente come quella che stiamo attraversando diventa ancora di più di importanza vitale. E con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento.